Ciao a tutti, oggi è il penultimo giorno dell'anno, 30 dicembre 2014. E voglio leggervi in questo mio nuovo video un racconto che parla di un fantomatico re Magio. Il quarto dei Re Magi, di racconto di Johannes Joergensen. Dopo che i tre Re Magi ebbero fatto le loro offerte a Gesù e che cammelli e camelieri si furono ristorati e riposati, la splendida carovana riprese la via del ritorno. Ma quando la testa e il collo dell'ultimo dromedario scomparvero dietro le alture, giunse il quarto dei Re Magi. La sua patria era la terra che dà sul Golfo Persico, ed era partito portando con sé tre grandi e preziose perle che dovevano rappresentare la sua offerta al re che era nato in Occidente e la cui stella anch'egli aveva ammirato. Una sera, nei roseti di Scira. Ora era giunto, ma troppo tardi, a mani vuote, perché non aveva più le sue perle. Aprì la porta della stalla in cui erano il figlio, la madre e Giuseppe, che preparava il letto di paglia per la notte. Il bambino Gesù riposava in collo alla madre, che lo cullava dolcemente. Pieno di timore e di incertezza, il re di Persia si avvicinò, si gettò a terra dinanzi al bambino e alla madre e a fatica cominciò a parlare. Disse: Signore, mi son perso per la strada, lontano dagli altri tre re magi che ti hanno offerto i loro doni. Anch'io ne avevo uno per te. Tre preziose perle, tre autentiche perle nate nel mare di Persia, e ciascuna era grossa come un uovo di piccione. Una sera mi fermai in un albergo sulla via e decisi di passarvi la notte. Appena però giunsi nella stanza d'ingresso, vidi sulla panca accanto alla stufa un vecchio in preda alla febbre. Nessuno sapeva chi fosse, la sua borsa era vuota, non aveva nulla per pagare un medico e procurarsi un po' di assistenza. Signore, era molto vecchio, bruno e asciutto, con una barba bianca selvaggia. Mi ricordava mio padre. Presi una perla dalla mia cintura e la detti all'oste perché procurasse al malato medico. Perché procurasse al malato medico e assistenza. La mattina dopo proseguì il cammino. Dopo un breve tratto di strada mi trovai in una valle deserta, ove erano sparsi grossi blocchi di pietra tra cespugli di ginestre. D'improvviso sentii un grido tra le piante. Saltai giù da cavallo e trovai una schiera di soldati che avevano rapito una donna e la volevano uccidere. Erano troppi, non potevo combattere contro di loro. Allora misi la mano alla cintola e pagai perché quella poveretta fosse lasciata libera. Ella mi baciò le mani e fuggì via sulle alture come un capriolo. Il mezzogiorno era ormai passato e prima di sera sarei potuto giungere a Betlemme. Ma vidi dinanzi a me una città che bruciava, una piccola cittadina che era stata incendiata dai soldati di Erode. A cavallo mi avvicinai e trovai i soldati del re mentre stavano eseguendo il suo ordine di uccidere tutti i fanciulli sotto i 2 anni. Dinanzi a una casa incendiata, un soldataccio roteava per una gamba nell'aria un bimbetto. Stesa nella polvere,
Dinanzi a lui la madre abbracciava, urlando, le ginocchia del crudele. Il bimbo strillava e sgambettava, ma il soldato rideva. «Signore, perdonami», presi la terza perla, l'ultima, e la diedi al soldato perché lasciasse alla madre il suo figliuolo. «Signore, perciò son venuto da te a mani vuote, perdonami, perdonami». Appena il re di Persia ebbe terminato il suo racconto, si fece silenzio. San Giuseppe aveva smesso di preparare la greppia e si era avvicinato. Maria osservava il suo figliuolo che riposava sul suo petto. Dormiva egli? No, il bambino Gesù non dormiva. Lentamente si voltò verso il re di Persia. Il suo volto rifulse sopra di lui ed ambedue le sue manine si tesero verso le mani vuote del re. Ecco un bel racconto. Il re che voleva portare i suoi doni a Gesù, però sulla sua strada incontra delle persone bisognose e allora non ci pensa due volte a donare le sue perle per salvare quelle persone, perché una perla non può in alcun modo valere più di una persona, come poi alla fine dei conti accade oggi, che molte persone si vengono valutate in denaro. Certo, anche al tempo dei Romani si vendevano le persone, si vendevano gli schiavi. Oggi le persone nel mondo sono di più e queste porcherie sono anche di più. Sono di più in proporzione al maggior numero di persone sulla terra. Per denaro si vendono le persone, per denaro si comprano le persone. Sembra che il denaro sia diventato più importante, più valoroso delle persone. Può un bene materiale valere più di una persona? Cosa avrebbe dovuto fare il re? Tenersi le perle per sé e non conservare quelle perle e non salvare quelle persone? Per niente. Egli, invece, non esita a dare via quelle perle, a dare via quei beni materiali per salvare delle vite umane. È Gesù che lentamente si volta verso il re di Persia, il suo volto rifulse sopra di lui e ambedue le manine si tesero verso le mani vuote del re, come a dire: bravo, hai fatto bene, tu mi hai portato forse un dono ancora migliore e superiore agli altri tre re magi. Mi hai portato parole essenziali, parole d'amore, gesti d'amore. E poi alla fine dei conti è l'amore che conta. Spero vi sia piaciuto questo bel racconto di Johannes J. Jørgensen.
con la J, Jørgensen. È uno scrittore poeta, se non sbaglio, tedesco. A presto. Ciao.